Deve esserci in giro un perverso sceneggiatore, perché pensate alla cattiveria. Contemporaneamente al turno infrasettimanale di campionato di recupero di ieri e dell'altro ieri per la morte in campo di Piermario Morosini andavano in onda le semifinali di ritorno della Champions League. Ebbene, quelli hanno giocato a pallone. A Barcellona si è vista una gran partita, molto interessante, Barcellona-Chelsea, con un risultato a sorpresa, e ieri sera si è vista invece un Real Madrid-Bayern fenomenale, uno spot per il calcio. Ma per quale calcio? Il loro. Perché poi contemporaneamente il pomeriggio precedente, cioè martedì, e ieri, si sono viste le partite del campionato italiano. E il campionato italiano con quelle squadre e quelle semifinali non ha niente a che vedere. Prova ne sia che infatti le nostre squadre vengono eliminate regolarmente ormai da tempo dall'Europa che conta. E questo dovrebbe far riflettere, so, non è una novità, però nessuno prende provvedimenti. Non c'è un progetto, una volontà politico-sportiva per rilanciare il calcio, non c'è. O almeno se c'è segnalatemela, perché io non me ne sono accorto. Fa anche impressione che quello spot straordinario che è stato ieri per un tempo abbondante Real Madrid-Bayern in realtà abbia messo tra parentesi gli errori dell'arbitro, gli errori iniziali che in qualche modo si sono compensati, forse no, ma insomma comunque ci sono stati degli errori che avrebbero scatenato qualunque polemica in Italia. Ebbene, il gioco, la velocità del gioco, la qualità del gioco, l'intensità della partecipazione emotiva in campo e fuori dal campo in uno stadio straordinario ha fatto passare sotto silenzio anche gli errori, il che dimostra una cosa banale, che gli errori degli arbitri contano soprattutto quando non c'è calcio o c'è un calcio modesto o c'è un calcio sospetto, perché naturalmente in mezzo a tutto questo si agitano i sospetti delle scommesse clandestine. Ora, vedremo che cosa succederà in Italia con Palazzi, l'inquisitore, per i rinvii a giudizio di queste scommesse. Sono attese a giorni, vedremo come cambierà il panorama. Ma io vi segnalo che sul giornale di oggi stranamente leggo Consiglio d'Europa, sospetti su Blatter. Blatter, Joseph Blatter, detto Sepp, è lo svizzero presidente della FIFA, della Federazione Internazionale, che un anno fa venne rieletto in mezzo ai sospetti di corruzione, tangente e via dicendo. Quindi pensate, se quello è il primo cittadino del calcio mondiale, pensate poi a scalare che cosa ci dobbiamo immaginare. La FIFA indaghi seriamente sull'elezione del presidente, ci dice il Consiglio d'Europa. Accidenti, alla faccia, un bel viatico. Torno agli arbitri e al campionato italiano. Ieri sia la Juventus che il Milan hanno vinto, ma inizialmente sia la Juventus che il Milan hanno goduto di un favore arbitrale. La Juventus con un rigore che non ci stava dopo mesi e mesi che si lamentava di pochi rigori, e poi un rigore che ha sprecato Pirlo, ma insomma questo è un dettaglio da un certo punto di vista, e il Milan che aveva un rigore contro a favore del Genoa per un Mani di Nesta che non è stato segnalato. Anche qui avessero dato il rigore, teoricamente il Genoa lo poteva sbagliare, ma che c'entra? Il problema è darlo o non darlo. La domanda è, ieri in Cesena-Juventus e ieri in Milan-Genoa, a ruoli invertiti, avrebbero dato il rigore al Cesena e avrebbero non dato il rigore al Milan? È questo che poi garantisce l'uniformità di giudizio in campo, ed è questo che poi può far discutere le piccole che si sentono frodate o comunque diminuite dalle grandi. In tutto questo rimane in ballo, come sapete, lo scudetto che insomma sta prendendo largamente la strada di Torino, salvo sorprese, e soprattutto il terzo posto, che significa tanti soldi. Il terzo posto, la Champions League, significa tanti soldi, e sono ancora in lizio in 4-5 squadre, forse leverei la Roma, ma non per la Roma in sé, che potrebbe anche vincerle tutte da qui alla fine, è l'ambiente che ormai non ne può più di Luis Enrique e del contesto, del progetto, del futuro, quando non c'è il presente. Quindi stiamo a vedere, alla fine è ancora aperta la lotta per non retrocedere, però il Lecce e Genoa si giocheranno il terzo posto.